Ma vediamo i due problemi di Locke adesso, pagina 5. But the question is whether if the same substance which thinks be changed, it can be the same person, or remaining the same, it can be different persons. La questione è se cambia la stessa sostanza che pensa. Ritorniamo a questa ipotesi, c'è una sostanza che fa tutto ciò che io dico fare. Questa sostanza. C'è una sostanza che pensa. Ok? Se cambia questa sostanza che pensa, può trattarsi della stessa persona oppure, rimanendo la stessa sostanza, può trattarsi di persone diverse. Due problemi. Dunque, abbiamo due possibilità, una sostanza che cambia, cioè io sono composto di una sostanza che cambia e sono una persona. Mia sostanza, S1, cambia, diviene S2, un'altra sostanza. Rimane la stessa persona o no? O la sostanza S1 cambia, diviene o è sostituita, viene sostituita da un'altra sostanza, la sostanza S2, e così abbiamo due persone distinte, una persona corrispondente a una sostanza. Persona 1 diversa dalla persona 2, perché la persona 1, numero 1, è collegata alla sostanza 1. La sostanza 1 è stata sostituita da un'altra sostanza, la sostanza 2, dunque c'è una nuova persona 2, allo stesso posto spaziale di cui abbiamo parlato ieri, la continuità spazio-temporale, allo stesso posto c'è un'altra sostanza. Ma allora c'è un'altra persona. O, altro problema, la stessa sostanza rimane, S1, ma è possibile che a questa sostanza unica, che rimane la stessa da un momento all'altro, corrispondono delle persone diverse. A S1 all'istante 1, la persona numero 1, a S1 all'istante 2, la persona 2 diversa, a S1 sempre la stessa sostanza, ma all'istante 3, la persona 3. Dunque, una sola sostanza, diverse persone, diverse sostanze, la stessa persona o persone diverse. Dunque, forse questi schemi sono utili, non so, mi aiutano io, ma è sempre così con la pedagogia, serve solo a tranquillizzare il docente, ma non cambia nulla, ma insomma, ha cambiato almeno il mio stato di mente. Dunque, la risposta di Locke. I due Matteo, so, i due Socrate. Vabbè, Socrate e Matteo. Bisogna far vedere Socrate e Matteo in TV perché esistono. Dunque, la risposta di Locke. Perché sempre parlare di Socrate? Perché il nome nella logica medievale è dell'individuo. Uno che esiste al momento in cui parlo si chiama sempre Socrate. Se bisogna di aggiungere un altro, Platone. Se ci vuole un terzo, Cicerone. Dunque, non abbiamo nella logica medievale X, Z, eccetera, eccetera, ma questi nomi. Perché
Per uno che non esiste più al momento in cui io parlo, Cesare. Dunque, il nome di un individuo che non esiste al momento in cui io scrivo, Cesare è un uomo. Questo Cesare stands for, supponet pro, un'entità che non esiste adesso. E per il futuro, che cosa c'è per il futuro? Ah, c'è qualcosa. Sappiamo che Cesare c'è stato, dunque è il nome di un'entità del passato, ma come abbiamo un'entità del futuro che esisterà? Non c'è. Sì, Anticristo. Dunque, Anticristo è il nome di un'entità che non esiste ancora al momento in cui io parlo, ma che esisterà nel futuro, perché la sua futura esistenza viene garantita dalla rivelazione. È una necessità epistemica che la parola anticristo è, avrà una referenza, una denotazione nel futuro, perché fa parte della rivelazione. Allora, dunque, i due Socrate. Questo ci può mostrare in che consista l'identità personale. Non nell'identità della sostanza, ma, come ho detto, nell'identità della coscienza. Dunque, per cui, se Socrate è l'attuale sindaco di Queenborough, si trovano d'accordo, sono la stessa persona. Se lo stesso Matteo, da sveglio e da addormentato, non partecipa della stessa coscienza, Matteo sveglio e Matteo addormentato non sono la stessa persona. L'argomento funziona anche con Socrate. Socrate. E punire il Socrate sveglio per ciò che ha pensato il Socrate addormentato, e di cui il Socrate sveglio non ebbe mai coscienza, non sarebbe più giusto che punire un gemello per ciò che l'altro gemello fece e di cui prima non sapeva nulla, solo perché il loro aspetto esteriore è così simile da non poterli distinguere. Gemelli identici, infatti, si sono visti. For such twins have been seen. Allora, abbiamo due situazioni diverse. Uno, Socrate, e un altro, l'attuale sindaco di Queenborough. Due sostanze diverse. Gedankenexperiment. È una cosa veramente mentale, in questo caso. Tanto mentale che il traduttore francese Pierre Coste, che sapeva bene che in Francia nessuno avrebbe avuto un concetto preciso dello sindaco attuale di Queenborough, l'ha sostituito dal présent roi du Mogol. Come lo vedete nella traduzione francese, qualche righe dopo. Si Socrate è il présent roi du Mogol. Forse significa anche che per un francese Queenborough è ancora più esotico dal Mogol, ciò che io credo. In ogni caso. Dunque, due sostanze che si trovano d'accordo. If Socrates and the present mayor of Queenborough agree, si trovano d'accordo. Che cosa significa si trovano d'accordo? Per fare il tifo della squadra di Queenborough? O per l'Olympiakos di Atene? No. Si trovano d'accordo per dire
Socrate, io sono l'attuale sindaco di Quenboro e per l'attuale sindaco di Quenboro dire io sono Socrate, io sono tu, io lo sono. Sono d'accordo per dire siamo la stessa persona. Se lo dicono come in un film di serie Z, se lo dicono, allora sono di fatto la stessa persona. O, altra possibilità, se hanno i stessi pensieri, si partecipano alla stessa coscienza. Se al momento in cui vivono nelle parti rispettive del tempo hanno esattamente gli stessi pensieri, the same consciousness. E che cosa? The same consciousness, la coscienza di fare, di pensare, di essere quello che fa e che pensa. X, Z, eccetera, eccetera, eccetera. Se hanno la stessa coscienza, se si trovano d'accordo, se, if they agree, they are the same person. Io sono convinto di essere l'attuale mayor of Queensboro. Non basta, devo avere tutti i pensieri nello stesso ordine e nello stesso modo e allo stesso momento dall'altro. E allora siamo la stessa persona, una sola persona in due sostanze diverse e non due persone diverse in due sostanze diverse. Secondo problema. Socrate sveglio e Socrate addormentato. Socrate sveglio e Socrate addormentato non sono la stessa persona. Socrate sveglio, Socrate addormentato è la stessa persona? No, è lo stesso Socrate che non è la stessa persona, cioè lo stesso corpo, non la stessa persona, lo stesso uomo, non la stessa persona. Perché? Beh, perché manca la continuità di coscienza. È stata interrotta questa coscienza. Si le même Socrate, veillant et dormant, ne participe pas à une seule et même conscience, Socrate, veillant et dormant, n'est pas la même personne, dice la traduzione francese. Se lo stesso Socrate da sveglio e da addormentato non partecipa della stessa coscienza, Socrate sveglio e Socrate addormentato non sono la stessa persona. Dunque viene il problema della punizione che ci indica che il tema del soggetto è veramente legato alla tematica del rendere conto, di cui abbiamo parlato ieri, del to be accountable, to account for, abbiamo detto ieri, il soggetto di attribuzione, chi l'ha fatto? Lui l'ha fatto. Lo dico io, lui l'ha fatto. È lui che ha fatto, è il soggetto che ha fatto questo. Il soggetto di attribuzione deve essere inteso come, dal punto di vista di Locke, non come una sostanza, ma come un soggetto in grado, capace di auto-attribuzione, cioè sono una persona, se io sono cosciente di tutto ciò che ho fatto, pensato, se sono in grado di attribuire a me stesso tutto ciò che ho fatto, autoattribuzione, e se io sono dunque per un tribunale
un possibile soggetto di imputazione dei miei, di azioni e di pensieri. Imputazione, attribuzione, autoattribuzione. Questa è la tematica del soggetto moderna dal punto di vista lockeano. Questo soggetto non ha niente a che fare con una sostanza, è un agente cosciente, un agente che può essere giudicato in court, see you in court. E dunque, per questo motivo, i partigiani di Locke considerano come Locke, che la coscienza e che la persona e che l'io sono dei termini legali, cioè un terme de barreau. Traduce Pierre Coste, parole giudiziarie, si dice, forensic term in inglese, it's a forensic term, cioè una parola giudiziaria, juridique, n'est-ce pas, juridique. Soggetto di imputazione, attribuzione ed autoattribuzione. E non sostanza. Dunque, è Socrate sveglio, è Socrate addormentato, la stessa persona? No. E non sarebbe più giusto punire Socrate sveglio per pensieri che non ebbe mai avuto coscienza? Sarebbe la stessa situazione, che punire un gemello per ciò che l'altro gemello fece. Dunque, arriva il tema dei gemelli che ritroveremo questo pomeriggio. Dunque, adesso boh, abbiamo visto i problemi e le risposte. Allora, qualche definizione, solo per chiarire alcuni punti. Locke dunque utilizza il concetto di persona, quello di io, quello di individuo, la definizione del self o io. Io è quella cosa pensante, cosciente di qualunque sostanza sia fatta, che è sensibile o cosciente del piacere e del dolore, capace di felicità o infelicità. E perciò si preoccupa di se stessa fin dove giunge quella coscienza. Dunque, non mi interessa qualcosa che potrebbe succedere nel futuro se io non posso pensare che sarò cosciente di ciò che accade. Non bisogna aver paura del futuro. Se non esiste la certitudine assoluta che io sarò cosciente di ciò che arriva. La morte è la fine delle cose temibili, diceva una proposizione condannata in 1277 a Parigi. È la fine delle cose temibili, non c'è motivo insomma, di aver paura perché non sarò più qua dopo la morte. Ma evidentemente se io non esisto dopo la morte. E uno che dice la morte è l'ultima liberazione, forse la prima e l'ultima liberazione, non bisogna aver paura? Non avete paura? No, non ho paura perché so che muoio. E muoio, muoio, muoio. E dunque è stato condannato perché era la prova che quello che sosteneva questo non metteva l'immortalità personale dell'anima. Dunque c'era motivo per questa condannazione che evidentemente poteva anche significare non c'è motivo di aver paura della morte.
Perché quando accade siamo finalmente liberati della paura di morire. C'è un senso cattolico, un altro no. No, ma va bene. Dunque, c'è la preoccupazione di se stesso fin dove giunge la coscienza, la cura sui, le souci de soi, fin dove giunge mia coscienza. L'individuo, è difficile, dice Locke, concepire che Socrate, lo stesso uomo individuale, sia due persone, quando è sveglio e quando è addormentato. Qui ci sarà di aiuto il considerare che cosa si intende per Socrate o per lo stesso uomo individuale. Ho menzionato questo perché lui fa riferimento alle tre risposte date alla questione. Che cosa è un individuo da Platone, Plotino, Tommaso d'Aquino fino a Locke? Ci sono sempre state le tre identiche risposte, cambiando solo un po' la musica, ma le parole sono quasi le stesse. Platone, Plotino, Tommaso, Locke. Hanno le tre ipotesi. In primo luogo deve trattarsi o della stessa sostanza pensante individuale e incorporea, in breve dell'anima numericamente identica e di null'altro, dunque sono mia anima, l'anima mia, sono solamente, esclusivamente, l'anima mia, che cosa sono io? L'anima mia. Il corpo? No. Non è io. Oppure, in secondo luogo, dello stesso animale, senza alcun riguardo per l'anima incorporea, lo stesso animale, senza alcun riguardo per l'anima incorporea, è lo stesso corpo organizzato, vivente, bla bla bla, che non ha niente a che fare con l'anima incorporea. Dunque, primo caso, Platone, l'anima, secondo caso, il materialismo, il corpo. Terza possibilità, oppure, in terzo luogo, dello stesso spirito incorporeo unito allo stesso animale, cioè il composto. Il soggetto composto di un corpo e di un'anima, l'unione di entrambi. È più o meno la posizione di Descartes, di Cartesio. In ogni caso, dice Locke, potete dire tutto ciò che volete. Non cambia nulla al problema dell'identità personale. Pagina 6. Whatsoever to some men makes a man, and consequently the same individual man, bla bla bla, ma quale che sia ciò che costituisce l'uomo e di conseguenza lo stesso uomo individuale, in ciò pochi si trovano d'accordo. L'identità personale non può essere posta da noi se non nella coscienza. Point bas, come si dice in francese adesso. Basta, così. Abbiamo dunque una teoria molto forte, molto caratteristica, molto criticata nel periodo successivo, e abbiamo un quarto d'ora per vedere alcuni riferimenti a questa teoria. Allora, Kant. Siamo lunedì 1 marzo a 14 ore 30. Ho preso un po' di ritardo, vedete. Perché siamo martedì, no.
Dunque, il problema dell'identità personale nella filosofia moderna, Kant, Butler, Reid. Il problema dell'identità personale nel Medioevo, un problema filosofico-teologico. Questa mattina abbiamo un po' di tempo, risparmiato un po' di tempo per Kant. Con Kant, comincia una valutazione assoluta del io. Kant interpreta, il cogito ergo sum, che è un argomento, come la cosa che viene definita da Heidegger uno Ich-Satz, cioè la proposizione del io, Ich-Satz. Cioè lo Ich-Satz, la proposizione dell'io, diviene un concetto. In Cartesio era un argomento, cogito ergo sum. Lo ich-satz, cogito, diviene un concetto, il concetto del io. L'io, satz, fa un riferimento al setzen. Ich-satz. Schelling parlava già del ich-prinzip, il principio del principio, ich-prinzip, dell'io. Il primo testo, per così dire, di Schelling si chiama Del Io. Ma l'io divenne il concetto basilare per il cosiddetto idealismo trascendentale, che divenne idealismo tedesco, idealismo allemand. Dunque, l'io viene valutato in modo incredibile e comincia in una parte poco conosciuta dell'opera di Kant, l'antropologia, d'un point de vue pragmatique, l'antropologia. Ho menzionato il titolo francese perché questa opera di Kant è stata tradotta da Michel Foucault. La prima opera veramente importante di Foucault era la traduzione francese dell'antropologie du point de vue pragmatique di Kant, con uno studio che gli ha consentito di ottenere il titolo di dottore. L'antropologia, paragrafo 1, non bisogna cercare lontano, il fatto che l'uomo possa rappresentarsi il proprio io lo eleva infinitamente al di sopra di tutti gli esseri viventi sulla terra. Per questo egli è una persona. E, in forza dell'unità di coscienza persistente attraverso tutte le alterazioni che possono toccarlo, è una sola e medesima persona. Dunque abbiamo abbiamo due affermazioni. L'uomo è una persona e l'uomo è in grado di rimanere una sola e medesima persona attraverso il tempo. Una persona perché è capace di rappresentarsi il proprio io, e Kant aggiunge qualche righe più basso. Più basso, al di là, è capace anche di dire io, rappresentarsi il proprio io e dire io. Anche, dice Kant, se non esiste una parola in sua lingua per dire una parola, come dire, specializzata per dire io, in latino posso dire sum. Non bisogna dire ego sum. In certe lingue non esiste il pronome ego o io, ma la funzione viene compiuta da qualcos'altro. In questo caso sum basta per dire io esisto. Posso dire in italiano esisto. In francese no, siamo più.
Bisogna dire j'existe. Non posso dire esiste. Existe. No, j'existe. Ma vedete, il pronome è necessario o no? Ma in ogni caso, la capacità di rappresentarsi l'io proprio è la cosa che fa dell'uomo un uomo. E l'unità di coscienza, la locheana unità di coscienza, è la condizione della identità permanente di questa persona che esiste tramite la capacità di rappresentarsi il proprio io. Seconda edizione della critica della ragion pura, Kant critica la cosiddetta psicologia razionale, cioè le tesi della scuola di Wolff e di Leibniz, la cosiddetta Schulfilosophie, Schul della scuola, cioè la scuola in questo caso significa la scuola di Wolff, che è la forma tedesca della e finale della seconda scolastica mescolata a Leibniz. È una cosa strana, ma insomma, ma è la base della filosofia moderna. Abbiamo visto, pagina 6, la definizione della persona data di Christian Wolff nella Psicologia Rationalis. La persona, pagina 6, alla fine della lezione precedente, la persona è l'ente che conserva la memoria di sé, cioè ricorda di essere quello stesso che precedentemente fu in questo o quello stato. Dunque, siamo dopo Cartesio, Kant rielabora tutta la psicologia razionale dal punto di vista di un dialogo di pensiere con Cartesio. E dice, io penso, è l'unico testo della psicologia razionale. Un libro di psicologia razionale potrebbe essere scritto in una seconda, forse. Io penso. Finito. No, non è finito. Tutto comincia con questo io penso. Il testo è solamente un sviluppo di questo, di questa proposizione, dal quale essa deve sviluppare tutta quanta la sua scienza. Come lo fa? Tramite una topica, la topica della psicologia razionale. Una parola che quelli che hanno letto Freud conoscono bene, la topica, la prima e la seconda topica. E sapete forse che, molto probabilmente, che in una di queste topiche di Freud viene menzionato lo S, in francese le sa. E allora bisogna tenere questo presente in mente. La topica esiste anche in Freud. Lo S esiste in Freud. Footnote numero 2. Lo S esiste anche in Kant, come vedremo fra poco. Allora, la topica della psicologia razionale, da cui tutto il resto che vi può essere compreso deve ricavarsi, è la seguente. Dunque, una topica è un dispositivo articolato e così. Due, tre e quattro, uno, due, tre, quattro. Avete in mente che ho detto che Foucault ha cominciato con la traduzione di dell'antropologia di Kant, ha letto Kant,
Molto. E questa topica, questo dispositivo quadrangolare, lo ritrovate negli mots et les choses. È una struttura. Penso che probabilmente, ma Foucault ha avuto l'idea della struttura con questa topica di Kant. Ma vediamo, questo non è così importante. L'anima è sostanza. L'ho messo in nero perché quello è il punto di partenza di questo sviluppo. E il punto d'arrivo sarebbe l'anima come la sostanza diviene l'anima. Questo è il percorso. Dal punto 1 a una particolare interpretazione del punto 4. Questo è la storia. The story, tell me the story. Una sostanza diviene concettualmente per noi ciò che noi chiamiamo anima. Come? Qui abbiamo sostanza. Vediamo il testo. Questa sostanza, semplicemente in quanto oggetto del senso interno, dunque una sostanza per la sua qualità, dice Kant, dunque una sostanza ha una qualità. Allora, che cosa è questo dispositivo? Ah, ma lo conosciamo bene. Il dispositivo è la tabella, è la tavola delle categorie di Kant. E la utilizza per costituire la topica della psicologia razionale e spiegare il percorso teoretico che conduce dalla sostanza all'anima. È una genealogia concettuale, una cosa veramente molto interessante. Genesi e struttura. Come dunque una sostanza che ha una qualità. Qual è questa qualità? La qualità è la semplicità. L'anima è sostanza cominciando con l'anima è sostanza, ma all'inizio abbiamo solo una sostanza che è semplice, una sostanza semplice per sua qualità. Allora, questa sostanza, semplicemente in quanto oggetto del senso interno, dà il concetto della immaterialità. In quanto sostanza semplice, quello di incorruttibilità. Una sostanza immateriale, semplice, incorruttibile, comincia ad essere un'anima. Il concetto di immaterialità, in quanto sostanza semplice, quello di incorruttibilità, l'identità di essa in quanto sostanza intellettuale, nei tempi diversi, numero 3, in cui essa esiste numericamente identica, cioè una unità, non una molteplicità. Dunque, l'identità di essa in quanto sostanza intellettuale dà la personalità. Dunque, una sostanza immateriale, semplice, incorruttibile e personale, identica a se stessa nel tempo. Tutti e tre questi elementi insieme, si on prend maintenant, uno, due e tre insieme, spiritualità, una sostanza immateriale, semplice, incorruttibile, personale, spirituale, la relazione con oggetti possibili nello spazio è il punto numero 4. Quarto, ma vediamo il test. La relazione con essa, dunque la relazione a se stessa,
la riflessione su se stessa, la relazione con essa ci rappresenta la sostanza pensante come il principio della vita nella materia, ossia come l'anima, in latino anima, e come il principio dell'animalità, della vita animale. Questa limitata dalla spiritualità, dunque il principio di vita limitato, determinato, bestimmt dalla spiritualità, dà l'immortalità, immortale. E così abbiamo tutto il testo della psicologia razionale. Il testo della psicologia razionale è: c'è qualcosa, una sostanza, che si chiama anima. Questa sostanza, come sostanza, è una sostanza immateriale, perché nel senso in quanto viene considerata questa sostanza dal senso interno, cioè dal nostro pensiero, è immateriale. Se mi rappresento nel senso interno una sostanza che dovrebbe essere chiamata l'anima, non mi rappresento una cosa materiale, mi rappresento un certo qualcosa di immateriale, semplice, perché se immateriale non è divisibile, abbiamo visto questo ieri, dunque incorruttibile, e man mano si scrive tutta la storia della sostanza che si chiama anima. Immaterialità, incorruttibilità, personalità, spiritualità. Spiritualità è principio di vita, immortalità. Ora, dice Kant, ci fermiamo. A questo fan capo quattro paralogismi di una psicologia trascendentale che falsamente viene ritenuta come una scienza della ragione pura intorno alla natura del nostro essere pensante. Tutta be questa bella storia è finta, non ha nessun base.